Maria De Filippi, icona indiscussa della televisione italiana, ha affrontato un anno di sfide e lutto con grande coraggio. La perdita del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio, ha segnato un momento di profonda tristezza nella vita della conduttrice. Maurizio Costanzo, figura poliedrica nel mondo dei media, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma Maria ha trovato conforto nelle braccia di una persona speciale. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. La scomparsa di Maurizio Costanzo è stata sentita profondamente da molte persone, poiché il suo contributo alla televisione italiana è stato immenso. Lui è stato conduttore, giornalista, sceneggiatore, paroliere, scrittore e tanto altro, lasciando un segno indelebile nel panorama mediatico nazionale. Durante il suo periodo di lutto, Maria De Filippi ha potuto contare sull'affetto e il sostegno di coloro che le sono stati vicini. La camera ardente per Maurizio Costanzo è stata allestita presso la protomoteca del Palazzo Senatorio in Campidoglio e il funerale si è svolto nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, a Roma, con una partecipazione molto ampia. La presenza di Maria è stata ovviamente sentita, dato che lei e Maurizio erano stati un legame forte e profondo per molti anni. In questo difficile periodo, Maria De Filippi ha trovato conforto e amicizia nelle braccia di Pier Silvio Berlusconi, come rivela il settimanale Mio. Il legame tra Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi è un esempio di amicizia sincera e profonda. Oltre alla stima reciproca, i due hanno sviluppato un rapporto intenso che ha dimostrato il suo valore nei momenti difficili. Quando Maria ha avuto bisogno di un'amica su cui contare, Pier Silvio è stato lì per offrire la sua spalla e il suo sostegno. Questa amicizia è un segno tangibile di come le relazioni autentiche possano essere un faro di conforto nelle situazioni più complesse. La storia d'amore. Tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stato un percorso che ha attraversato il tempo e le sfide della vita. Nel lontano 28 agosto del 1995, i due si sono uniti in matrimonio attraverso un rito civile celebrato dal sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Questo matrimonio ha segnato l'inizio di una nuova fase nella loro relazione, consolidata nel corso degli anni. Maurizio Costanzo, personaggio poliedrico e rispettato nell'ambito giornalistico e televisivo, è stato sposato 4 volte nel corso della sua vita. Le sue relazioni precedenti hanno contribuito a modellare il suo percorso sentimentale. Le prime nozze con Lori San Martino furono di breve durata, seguite da un'altra unione con Flaminia Morandi, dalla quale nacquero i loro figli. Successivamente, il matrimonio con Marta Flavi ha portato nuovi capitoli nella vita di Maurizio. La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto non solo nella vita di Maria De Filippi, ma anche nell'ambiente mediatico italiano. La vita di Maria De Filippi è stata attraversata da momenti di grande dolore e perdita, tra cui il lutto del padre che ha lasciato un segno profondo nel suo cuore. La conduttrice ha sempre mantenuto una riservatezza riguardo a questa ferita, racchiudendo il dolore come in un cassetto, ma la sua forza nel superare queste sfide è evidente. Pier Silvio Berlusconi è stato un amico prezioso durante questi momenti difficili, dimostrando quanto le fosse vicino. Tuttavia, Maria ha potuto contare su un supporto che va oltre l'amicizia, grazie a persone come Raffaella Mennoia. Questa collaboratrice di lunga data non solo ha contribuito professionalmente alla realizzazione delle trasmissioni di Maria, ma ha anche sviluppato un legame profondo di amicizia, mostrando quanto teneva alla conduttrice. Nonostante il lutto che ha segnato la sua vita, Maria De Filippi si prepara ad affrontare una nuova stagione televisiva con la determinazione che la contraddistingue. La sua dedizione al pubblico e la passione per il lavoro l'hanno spinta a ritornare al lavoro poco dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Con l'avvicinarsi dell'autunno, le trasmissioni televisive come Uomini e Donne e Tu si que vales si apprestano a riprendere e Amici occuperà la fascia pomeridiana. C'è posta per te! Invece, farà il suo ritorno nel 2024, tra gennaio e marzo, seguendo la tradizione consolidata degli anni precedenti. La determinazione di Maria De Filippi nel continuare la sua carriera nonostante le avversità è un esempio di forza e dedizione. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!